Un nuovo spazio dedicato ai trend del momento. Di solito in questa rubrica ci occupiamo di moda, lifestyle, ma uno dei trend del momento è anche occuparsi del vaccino, della campagna vaccinale. Lo sa bene ACB Social Inclusion, un'associazione che da anni è attiva ad Arezzo e ha fatto appunto dell'inclusione, del sostegno sociale i suoi cavalli di battaglia. Con noi ci sono Valentina Francini e Simone Neri che fanno parte dell'associazione e diamo a loro il benvenuto. Grazie, grazie a voi per l'invito. Ecco, cominciamo parlando appunto di questa iniziativa che avete inaugurato pochi giorni fa, si chiama Get the Vaccine. Come mai avete avuto questa idea di sostegno alla prenotazione del vaccino? Valentina, vado a chiederlo a te. Sì, intanto grazie di questo spazio per poter dare il corpo, insomma, a questo nostro progetto, questo no nuovo servizio che abbiamo attivato, come dicevi, proprio in questi giorni, questa settimana. Get the Vaccine ha un doppio scopo: da una parte dare un sostegno a tutti i cittadini che hanno necessità di prenotare appunto il vaccino. E dall'altra anche quella di sostenere appunto la campagna vaccinale anche nei confronti di persone che hanno, diciamo, più difficoltà nella comprensione, magari anche linguistica, di alcuni aspetti importanti. La nostra associazione, infatti, dagli inizi, insomma, ecco, si occupa anche del sostegno alle persone straniere, quindi abbiamo pensato di fornire anche questo tipo di servizio. Come dicevo, è rivolto un po' a tutti i cittadini e funziona anche in modo molto, molto semplice. Per avere la possibilità appunto di un aiuto nella prenotazione si può ricorrere a due modalità. Da una parte abbiamo il nostro sportello che è in via Eritrea 9 ad Arezzo, aperto il martedì e il mercoledì di ogni settimana dalle 10 a mezzogiorno. Basta quindi che le persone interessate vengano appunto allo sportello portando con sé la tessera sanitaria. L'altra modalità, invece più smart, è quella di inviare un messaggio WhatsApp al nostro numero, che è 0575 18 20 28 0, indicando la parola vaccino e la foto della tessera sanitaria. E poi, ecco, noi abbiamo appena, cioè, disponibilità di prenotazione, sarà ovviamente nostra cura avvertire la persona del luogo, la data e l'orario della vaccinazione. Ecco. Senti Valentina, da quando è cominciato il servizio avete ricevuto molte richieste? Sì, devo dire che stanno arrivando appunto molte richieste. In realtà è un servizio veramente nuovo, siamo al quarto giorno di sperimentazione, però effettivamente stanno già arrivando molte richieste, molte persone, insomma, sono interessate. Questo da una parte ci fa piacere perché evidentemente è un servizio, insomma, del quale si sentiva la necessità, e dall'altro ci dà anche la possibilità comunque di interfacciarci con la ASL in modo anche da aiutare persone che magari hanno anche già prenotato il vaccino oppure sono andati magari all'open day, però hanno diciamo delle necessità sempre connesse con la vaccinazione. Per esempio, non si ricordano la data della seconda dose oppure insomma, ecco, varie problematiche alle quali noi cerchiamo di dare un aiuto, una risposta. Bene, Simone, vengo da te perché vorrei parlare anche di tutta l'ampia offerta dell'ACB Social Inclusion. Ecco, da anni, dicevamo, siete radicati sul territorio e avete sempre intuizioni importanti, ecco, per venire incontro ai bisogni concreti. Sì, grazie. L'associazione ha 15, quasi 15 anni di vita, insomma. È nata nel 2006 dall'intuizione di alcuni ragazzi di origine bengalese che ecco, si sono voluti così ecco, riunire
dentro un'associazione per aiutare la propria comunità. Poi dopo nel tempo l'associazione ha capito che nel nostro territorio c'erano dei bisogni importanti, quindi ecco, abbiamo svolto in tutti questi anni vari servizi come l'accoglienza dei richiedenti asilo oppure l'accompagnamento dei bambini all'uscita delle scuole, però negli ultimi anni ecco, ci siamo concentrati su due macro aree, da una parte la scuola e dall'altra lo sportello. Allora, innanzitutto quest'ultimo che è appunto uno sportello di ascolto dove c'è proprio una presa in carico delle varie esigenze delle persone, chiaramente rivolta a tutti, italiani e stranieri, e dove appunto le persone che vengono, gli utenti, possono ecco, avere consulenza legale, supporto psicologico e anche aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche. In più, negli ultimi tempi, grazie a una rete con varie associazioni e poi grazie anche ai contatti che abbiamo con, proprio anche alle reti che abbiamo con gli assistenti sociali di Arezzo, abbiamo aiutato tanti soggetti fragili, i cosiddetti senza dimora, e soprattutto nell'ultimo anno, a causa del Covid, abbiamo aiutato tante persone in difficoltà con pacchi alimentari, l'acquisto di beni di prima necessità non alimentari, come appunto prodotti per la casa, per l'igiene intima, oppure anche per l'acquisto di vestiti. E come vi dicevo prima, l'altra macro area è quella della scuola. Qui andiamo in due direzioni, no? Da una parte aiutiamo con le mediazioni culturali, quindi il rapporto che c'è appunto tra le maestre, i maestri docenti e non solo i maestri ma anche i professori, quindi la scuola con le famiglie, e poi aiutiamo anche i bambini non solo in attività di dopo scuola ma anche di potenziamento linguistico. L'ultimo siamo riusciti a farlo anche a distanza con i ragazzi che frequentano la scuola Vasari. E poi la scuola per noi è importante anche intesa come corsi di lingua per adulti, perché non ci può essere inclusione senza la conoscenza dell'italiano, e quindi proprio organizziamo dei corsi rivolti agli adulti e soprattutto alle donne. E poi l'altro ambito importante è proprio il sostegno psicologico, grazie a uno sportello che è curato da Valentina, a cui ecco, lascerei un attimo la parola a lei per trattare di questo argomento. Sì, bene, allora Valentina, ecco, spiegaci anche questo ulteriore servizio per chi appunto ha necessità psicologiche. Sì, lo sportello in realtà è nato in epoca pre-Covid, però sicuramente nell'ultimo anno ha ampliato ecco, il raggio d'azione, andando a sostenere i ragazzi, bambini, ragazzi, docenti della scuola, in particolare dell'Istituto Comprensivo 4 Novembre, e chiaramente anche adulti che appunto si possono rivolgere al nostro sportello, sempre in via Eritrea 9 ad Arezzo. Benissimo, quindi siete molto attivi, come dicevamo all'inizio del nostro spazio, vi facciamo i migliori auguri perché questa attività possa raggiungere sempre più persone e aiutare quindi chi ha queste necessità le più varie e le più vaste. Grazie a Valentina Francini e a Simone Neri, ancora un buon lavoro con la vostra associazione ACD Social Inclusion. Grazie a voi per averci invitato. Grazie.